di avere davanti a me Alessandro Comazzi, che è uno dei critici televisivi importanti sulla scena nazionale italiana. In particolare, questo l'ho scoperto da poco, è stato il più giovane professionista italiano alla fine degli anni 70. Parlo io? Sì, Sì, nel 1979. Sono 70. stata per un breve tempo il più giovane professionista italiano, ma poi, come tutte le caratteristiche legate alla gioventù, è passata in fretta. E fra un po' sono tra i più vecchi d'Italia. Addirittura. Quindi sono più Dunque, di sono 30 anni di professionista, carriera. sì, e più 2 anni di praticantato e più 2 anni da pubblicista quando collaboravo. Ho cominciato a collaborare alla Voce del Popolo, che è il settimanale della diocesi di Torino, poi a Stampa Sera e poi sono stata fortunatissima, erano altri tempi, adesso sembra fantascienza, la stampa assunse un gruppetto di giovani perché si aprivano le pagine delle edizioni locali della stampa, appunto una per ogni provincia del Piemonte, che allora si facevano a Torino, si realizzavano fisicamente a Torino. E quindi ci assunsero in un pacchettino e io comunque ero la più giovane, a 21 anni. Ma pensiamo adesso la differenza Sì, infatti. per entrare nel mondo del lavoro, a parte che non assumono più nessuno in nessuna professione, men che meno nella nostra, ma e se assumono, assumono a 35 anni, non a 21, pazzesco. Dopo una gavetta E dopo una comunque. gavetta infinita, di a quel punto lì, perché poi a fare il giornalista un po' a collaborare, a cercare qualche sbocco professionale si comincia presto, spesso alla fine dell'università, se non del liceo. Io ho cominciato alla fine del liceo, però anche adesso si comincia alla fine dell'università, solo che non ci sono prospettive, ma forse mai adesso, proprio non ci sono più assunzioni, le Sì. aziende editoriali sono tutte in stati di crisi, quindi ci sono prepensionamenti e tra l'altro durante gli stati di crisi manco si possono fare assunzioni, quindi. Certo, infatti. Quindi tu hai in qualche modo visto un po' tutta l'evoluzione della comunicazione moderna, Sì. perché cioè io mi ricordo la stampa che aveva le edizioni provinciali, c'era addirittura Stampa Sera in Certo. quegli anni, per cui erano cose che adesso sembrano quasi fantascienza al Fantascienza, contrario, sì. cioè c'era un grande fermento, forse neanche tanto perché la gente comprava di più i giornali, forse perché c'era più un'attenzione rispetto all'informazione. Compravano anche di più i giornali, c'era le aziende non erano, i quotidiani soprattutto, ma anche la stampa periodica non era così in crisi, anche perché non c'era la velocità di informazione che c'è ora. Quando ho cominciato io, poi io ho cominciato, appunto, avendo cominciato nella notte dei tempi, sono diventata professionista nel 79, quindi ho cominciato nel 78 e prima ancora, ripeto, la collaborazione alla Voce del Popolo l'ho cominciata nel 75, c'era ancora il piombo. Quindi c'era ancora la composizione a caldo, poi c'è stata la composizione a freddo, cioè le strisce di carta fotocomposte hanno sostituito il piombo, ma di fatto la macchina giornale funzionava più o meno ancora nello stesso Non c'era modo. Poi informatizzazione. c'è stata l'informatizzazione, sono arrivati i computer, sono le edizioni provinciali della stampa, che la stampa per esempio continua a fare, ma tutte dislocate nelle sedi, nelle varie capoluogo di provincia finché ci sono piemontesi e poi è cambiato il mondo, figuriamoci, il sistema della comunicazione e dell'informazione in questi cambiamenti direi che non è secondo nessuno. E poi è arrivata l'importanza sempre più incisiva e fondamentale della televisione e poi è arrivato internet. Ricordiamo che internet è arrivato relativamente poco tempo fa, nel 94, nel 95 abbiamo cominciato a sentirne parlare. Poi è esploso, poi è arrivato YouTube e poi sono arrivati i social network e quindi la È professione è cambiata. effettivamente molto influenzata da questi cambiamenti. Certo. Ma tu consideri ad esempio un blogger, lo consideri un giornalista, un protogiornalista, un pregiornalista, oppure non c'entra niente col giornalismo? Guarda, c'è stato un periodo in cui si parlava di giornalismi. Io penso che, cioè, il giornalismo declinato in più mezzi di comunicazione. Io penso, essendo il mezzo il messaggio, come diceva McLuhan, io penso che non ci siano giornalismi, c'è cioè un giornalismo solo che può essere declinato
appunto per la carta stampata classica, per la televisione, per il web, per i social network, però deve avere una professionalità con delle regole anche tecniche e con della deontologia. Quindi io credo che un blogger possa essere un giornalista, come uno che scrive sulla carta stampata possa non essere un giornalista o non essere un bravo giornalista. Però dovremmo rispettare delle regole. Noi abbiamo un grandissimo problema di accesso alla professione, abbiamo un grandissimo problema di ordine dei giornalisti che è molto farraginoso, andrebbe o abolito o snellito comunque, o si dovrebbe cambiare mentalità. Adesso per esempio è possibile dirsi giornalisti se anche non lo si fa di professione, come se io dicessi, e beh, siccome so fare le punture, ma faccio il medico, che mi frega, nessun'altra professione può prevedere una cosa del genere, nessun'altra. La nostra professione, è facile confondere il giornalismo come mestiere con l'articolo 21 della Costituzione, quello della libertà di espressione. Sì. Ovviamente tutti possono esprimersi per radio, per tele, per scritto, per orale, per come vogliono, ma appunto la professione è un'altra cosa. E poi bisogna fare anche autocritica, anche colpa nostra. Certo, perché comunque lo se specifico si fa cattivo giornalismo, sì. Sì, lo specifico del giornalista è la cura che ha nel raccogliere, certo, le informazioni e poi presentarla, certo, con la stessa cura o con una cura molto maggiore di quello che può essere un post su un blog, certo, al pubblico, perché comunque è una responsabilità. Certo, è una responsabilità, quindi se tu puoi essere un ottimo giornalista blogger, ma quella stessa cura di cui parli tu la devi applicare al blog e quindi verificare le fonti e poi scrivere bene, esprimersi bene, se si titola titolare giusto, fa tutto parte del bagaglio tecnico di quello che dovrebbe essere un mestiere vero e proprio. E però è vero che ci sono, diciamo, delle professioni nell'ambito, quelle che confinano un po' con la creatività, no? Con, sì, l'espressione di se stessi, e quindi il giornalismo, ma anche fare il cantante, l'attore, lo scultore, l'artista, tutte queste cose, sembra quasi che l'attore, il creativo, sembra quasi che tutte queste cose possano essere fatte così. Io ho delle idee, allora invento la pubblicità. Non è così. Certo. Anche per fare il pubblicitario, per dire, non basta avere delle buone idee, ma bisogna poi sapere quanto devono durare gli spot, i messaggi, la proporzione tra costruzione della scena laterale e focus, quello che nei vecchi caroselli si chiamava codino. Ecco, ci sono tante cose da imparare. Certo, anche perché credo che la televisione abbia un po' mescolato le carte. Sì. Ha creato forse qualcosa che è molto borderline tra l'intrattenimento e il giornalismo. Del resto molti tuoi colleghi sono passati, la Clerici per esempio, certo, sono passati dal giornalismo a fare puro intrattenimento. Si chiama infotainment, con una parola, esatto, orrenda. Entertainment. Entertainment e informazione. Esatto. E quindi questo in qualche modo ha creato un po' di problematiche di nella vostra. Confusione, come no, ha creato confusione, ha fatto sì che anche così ogni conduttore fa le interviste, d'altronde i giornalisti molto spesso invece diventano conduttori, ora non è neanche, bisogna essere manichei e dividere il bianco dal nero, le zone grigie ci sono sempre, ma diciamo che un po' più di chiarezza, ecco, di chiarezza e di rigore da parte nostra non guasterebbe, anche perché poi chi ci va di mezzo sono i cittadini, sono coloro che devono usufruire dell'informazione, che devono essere informati, perché quella confusione televisiva, e figuriamoci adesso sui blog o sui social network, di cui tu giustamente parlavi prima, non è che aiuti, è la comprensione. Infatti qual è l'impressione che ha il cittadino comune? Ma io stessa, quando sono dall'altra parte della barricata, quando sento qualche argomento che non conosco bene, quindi quasi tutti, alla fine hai la sensazione che ci sono tante parole, hai sentito parole, parole, parole e non hai capito niente. E credo che non sia una sensazione, ma è abbastanza vero. Quindi io sono per un recupero dell'essenza stessa del giornalismo e inteso come informazione curata e seguita con il controllo costante delle fonti. Certo.